Bello a tutti quanti ragazzoli e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi parleremo del Black Friday, parleremo del nuovo evento Totu che uscirà stanotte alle 2 di notte, dell'evento Rivals e di tantissime altre cose. Quindi ragazzoli, prima di cominciare chiedo un bel like qua sotto, iscrivervi al canale, commentare, ovviamente passare nel link in descrizione perché sto pubblicando, oltre a vari reel su Instagram, anche appunto le guide già prima che escono l'evento, appunto, quindi vi invito a iscrivervi sul mio Instagram del canale, DocD, molto semplice, vi trovate su Instagram, e di passare anche negli altri link in descrizione per andare a seguirmi su TikTok e altri social se vi interessa. Detto ciò, ragazzoli, vi ricordo che potete anche abbonarvi, in questo caso qua scrivetemi, tanto avrete poi un badge di riconoscimento e vi inserirò nel gruppo Telegram privato, così da aiutarvi passo a passo in questo giochino simpatico e carino. Detto questo, direi di cominciare subito e andare a guardare un paio. Per prima cosa andiamo nel Black Friday. Allora ragazzoli, Black Friday, per una bella offerta io vi consiglio di spendere le gemme qui, ok? Perché ogni 10 pacchetti, quindi ogni 12.500 gemme con altre 1.250 gemme, otterrete appunto un mascherano. Io l'ho già fatto ieri sera, come potete vedere, appunto ho aperto 10 pacchetti qua, come potete notare, 10 su 20, e ho preso con 200 FIFA point un mascherano, davvero molto molto easy. Devo anche dire che comunque le offerte queste qua, per esempio a 11 euro, non sono per niente male, perché comunque per esempio vi danno tante robe, un mascherano, due Dudek, soldi, un giocatore da 88 a 95, che comunque se squadrate qualcosa di interessante fate crediti a Bizzeffe o lo mettete in squadra. In generale qua guardate voi se volete shoppare oppure no, questo è alla fine, ok? Ci sarà l'aggiornamento dell'evento Rule Breaker, quindi ci sarà la seconda squadra, quindi un altro parco giocatori uscirà appunto stanotte alle 2 di notte, non alle 3, mi confondo sempre. E quindi ragazzoli dovremmo andare a vedere quali giocatori metteranno nell'effettivo. Ci sarà un evento Rivals nuovo nuovo di zecca, dove ogni settimana aggiungeranno delle sezioni di derby. Fondamentalmente sono i derby tipo Juve, tipo Milan-Inter, Real Madrid-Barcellona, Manchester City-Manchester United. E la prima sezione dell'evento hanno già fatto vedere che praticamente nella live serale di ieri sera su Twitch, se volete andarli a seguire, appunto hanno fatto vedere che praticamente Maldini sarà terzino sinistro 92, molto probabilmente free to play, come anche Zanetti 92 terzino destro, ma sarà più facile andare a prendere Maldini. Ovviamente una volta uscito l'evento vi farò una guida ad hoc, giustamente, per andare a giocare al meglio il suddetto evento. Uscirà anche l'evento Totu, quindi l'evento dei giocatori migliori della settimana, e di conseguenza aggiungeranno anche dei premi POTM, quindi i giocatori più forti del mese, qua nella sezione Division Rivals, dove potremo andarli ad acquistare appunto con i crediti, con i punti che conquistiamo nella Division Rivals. Quindi tantissime novità domani, dovrò fare un video apocalittico per tutte quante le varie novità, perché appunto c'è il Black Friday, poi si aggiungerà l'evento Totu, si aggiungerà l'evento Rivals, si aggiornerà l'evento Rule Breaker e si aggiornerà anche l'evento UEFA Champions League, perché ovviamente ci sarà un'altra fase a gironi, ci sarà un'altra sezione principale, quindi anche i punti che noi abbiamo raccolto giocando ancora l'evento eccetera eccetera eccetera, dopo che abbiamo preso Rudiger e tante le cose, ci dovrebbero servire per un'altra nuova sezione di questo evento. Quindi tantissima carne sul fuoco ragazzoli, davvero tantissima, proprio tanta tanta tanta. Ma ovviamente per avere delle cose precise, per fare una guida, per spiegarvi tutto quanto nella perfezione, dovremmo aspettare domani. Per adesso, se volete togliervi qualche dubbio, qualche sfizio, vi invito a seguirmi su Instagram, il canale si chiama DocD ovviamente, dove ho pubblicato appunto 8 immagini che fanno più o meno vedere come sarà strutturato l'evento, ok ragazzuoli? Potete andarlo a trovare lì tranquillamente e lo lascio lì, perché non vi sto a mettere qua nel video, perché sennò era solo una sequenza di immagini che dovevo farvi vedere, e nell'effettivo è come guardare praticamente questo, cioè c'è poco da andare lontano. Quindi fondamentalmente andate a vedere su Instagram le varie cose. Questo video qua è semplicemente un pochettino per spiegare quello che succederà, e domani ci dedichiamo alle varie guide e alle varie cose che usciranno, perché appunto ci sarà da fare una guida giustamente per il nuovo evento, ma anche spiegare i Totu, spiegare magari far vedere la seconda squadra del Rule Break e vedere le nuove sezioni della UEFA Champions League. Quindi davvero tanta tanta roba ragazzoli. Per seguirmi, un'iscrizione qua sotto, campanellina, così non vi perdete i contenuti, ovviamente lasciate un like se questi video spoiler vi piacciono, e come detto prima vi invito a seguirmi su Instagram perché vi terrò aggiornati
periodicamente sempre vi faccio vedere anche gli ingaggi misteriosi prima ancora che escano, quindi nel caso che vi serva seguitemi su Instagram. Detto questo, un ciao a tutti quanti voi, un salutone da Docri e noi ci troviamo domani con un nuovo video. E penso, tra parentesi ragazzoli, attenzione al mercato perché ovviamente subirà un crash devastante con tutti questi giocatori, tutte queste cose che metteranno, quindi se dovete vendere cercate di farlo adesso, ok ragazzuoli? Detto questo, ci troviamo domani con un nuovo video. Bye bye da Docri.